più che non il Cittadella, che possiamo dire ha molto meno da perdere rispetto ai giocatori giallo-blu partiti. Quindicesima giornata del campionato cadetto, come giustamente ha sottolineato Claudio Romiti, per il Modena una partita scorbutica, anche perché il Cittadella, pensate, ha vinto soltanto 3 partite in questo campionato su 13 disputate, sono state 2 fuori casa, una soltanto allo stadio Euganeo di Padova, sede delle gare casalinghe del Cittadella. Modena che Gianni De Biasi schiera inserendo Orfei nel luogo di Cevoli, che è squalificato, e Rabito che in attacco rileva il posto di Marco Veronese, che ha giocato 2 partite da titolare, quest'oggi parte dalla panchina giallo-blu, e giallo-blu che, come detto, quindi probabilmente con le 3 punte del Cittadella avranno uno schieramento un po' più guardingo con... Intanto guardiamo questa azione di Pizzi sulla fascia destra, c'è Ferrarese con il duello Balestri-Ferrarese che potrà dire subito grandi cose. Guardiamo la palla a centro dell'area, tenta il tiro al volo un giocatore del Cittadella, il pallone viene ciccato. Cittadella che ha vinto a Crotone e ad Ancona, mentre l'unica gara casalinga ha battuto l'Empoli. Quindi è una sicuramente una squadra, come detto, da prendere con le molle. Comunque guardiamo lo schieramento del Modena con Ballotta in porta. Parliamo quindi di difesa a 4, anche se giustamente vedremo come Jacopo Balestri saprà interpretare l'incontro. Come detto, il duello Ferrarese-Balestri potrà dire molto. Balestri potrà essere davvero l'ago della bilancia, soprattutto in fase propositiva. Orfei è sulla fascia destra, i centrali sono Maier ed Ungari, sulla sinistra c'è Balestri, i 3 del centrocampo Ponzo, Milanetto e Grieco, i 2 trequartisti aperti, uno sulla fascia destra, l'altro su quella sinistra momentaneamente, sono Pasino e Rabito, a supporto dell'unica punta centralmente parte Andrea Fabbrini. Di contro il Cittadella che gioca con il collaudato 3-3-1-3, Capecchi è il portiere, i 3 della difesa da destra a sinistra, Turato, Simeoni ed il giovane Esposito. Guardiamo Maier che va a fermare l'iniziativa di Pizzi con il tocco di Ghirardello, bomber della formazione veneta. Giacobin prende palla, ha iniziato bene il Cittadella, Modena che sta prendendo le misure e che conquista palla, dicevamo, a centrocampo Migliorini, Giacomin e Mazzoleni, Pizzi a supporto delle 3 punte che sono Ferrarese a destra, Sturba a sinistra e Ghirardello il centrale. 9 reti per lui, palla per Pasino e la palla per Ponzo! Paolo Ponzo! Allora è giunto il momento del muratore! Finalmente il muratore ha messo la prima caramella nel cestino! Paolo Ponzo, il primo gol in giallo-blu, e io penso che meriti veramente la standing ovation. Un'ovazione per questo grande, immenso, incommensurabile giocatore. Grandissimo Paolo Ponzo, personalmente Claudio sono contentissimo di questo primo gol in giallo-blu. Ascoltiamo insieme l'ovazione del Braglia per questo generosissimo giocatore che in questo anno e mezzo ha dato tantissimo al Modena, quest'anno è riuscito anche a segnare il primo gol in giallo-blu, primo gol in Serie B per quello che riguarda la milizia modenese di Paolo Ponzo, che aveva già segnato in cadetteria. Il cross è stato di Pasino, c'era stato Fabbrini che era stato affondato, forse c'erano anche gli estremi del calcio di rigore, Ponzo di testa, un tap-in perfetto che ha fatto secco Capecchi alla prima occasione. 4 minuti 28 secondi, ma Ponzo ha segnato dopo 3 minuti e mezzo, ha segnato il suo primo gol. Qualcuno aveva previsto questo gol di Ponzo, vi diremo poi alla fine della partita chi è stato. L'aveva previsto, sembrava impossibile, anche se per il calcolo di probabilità prima o poi Ponzo poteva segnare, ma ha segnato di testa, ci ha provato tante volte di piede,
non c'è riuscito anche a Genova contro la Sampdoria una settimana fa, è andato vicinissimo al gol ma è riuscito a segnarlo di testa da bomber consumato, lui che invece è il faticatore del centrocampo sulla fascia destra, e questo gol rallegra tutti quanti perché indubbiamente è un gol che premia un giocatore, come diceva Giancarlo, un giocatore che ha dato tantissimo e sta dando tantissimo al Modena, terra balestri. Vediamo lo scontro, c'è brutto l'intervento di Pizzi, rivisto col piede sinistro alzato, il fallo di Pizzi che meritava la ammonizione, l'arbitro ha preferito non alzare il primo cartellino giallo, il Modena comunque già in vantaggio, era una partita scorbutica, rimane scorbutica, ma indubbiamente adesso il Cittadella deve sbilanciarsi ancora di più, già comunque lo fa di sua natura questa squadra che gioca con un 3-3-1-3, uno schieramento tra i più offensivi che si possono vedere, tre punte, un ispiratore che Pizzi, l'ex giocatore di Parma, Inter, quindi una squadra votata al gioco offensivo, con questo di oggi ha già subito 25 gol, una delle difese più battute d'Italia, solo il Sassuolo e una squadra di C2 hanno per ora subito più reti, ma attacca però anche con 4-5 giocatori, fallo ancora di Pizzi che ha il secondo fallo da ammonizione, il primo lo era molto di più, ma Pizzi sembra, ecco, vediamo il fallo da dietro, poteva starci tranquillamente il cartellino giallo anche in questa circostanza. Rabito, rientrato oggi, mette dentro la palla, chiama il portiere Capecchi che poi infatti può intervenire senza nessun problema, portiere della Cittadella alla quinta stagione con la maglia della squadra padovana, che ricordo è la squadra di un comune, di una città in provincia di Padova, salita negli ultimi anni dai dilettanti alla Serie B, una delle escalation certamente più interessanti e più sorprendenti del calcio professionistico italiano, direi seconda forse solo a quella del Chievo. Ponzo, Pasini in fuorigioco, malgrado il tentativo di rientrare non ci riesce, 7 minuti, Modena in vantaggio 1-0. Stavamo guardando lo schieramento della formazione gialloblu con Ponzo che si è già proposto anche nell'occasione del gol, ovviamente in maniera pericolosa, e è andato ora a recuperare palla, il rilancio di Orfei, Modena che si schiera con un 4-3-2-1, quasi un countdown, però con Rabito che rientra sulla fascia sinistra, Pasino su quella destra, anche se Pasino può svariare su una parte e sull'altra del campo. La palla è per Ferrarese, anticipato da Balestri con Grieco che cerca la profondità, la prima è per Fabbrini che viene guardato da Simeoni, esperto difensore centrale della formazione patavina, palla in fallo laterale, 8 minuti 5 secondi di gioco in questo primo tempo, 1-0, il primo gol di Paolo Ponzo. Rabito va a conquistare palla da Milanetto, scambia con Grieco sulla tre quarti campo, sbaglia Grieco, il pallone viene fermato da Giacomin, il rilancio di Turato, poi Balestri giganteggia di testa, ancora Giacomin che è un po' il playmaker della formazione granata, da Sturba cerca la profondità con Ferrarese, un bel pallone forse un po' troppo lungo, il giovane di scuola veronese non riesce a mantenere il pallone sul terreno di gioco, ma sicuramente bella questa apertura da parte di Sturba, l'ex giocatore di Siena e Livorno, quest'oggi al rientro dopo essere partito per qualche partita dalla panchina. Ballotta al rilancio per il colpo di testa, Milanetto agguanta il pallone, poi subisce fallo da parte di Ghirardello, tutto regolare per il direttore di gara con Sturba che conquista palla centralmente, la respinta è di Ungari, poi ancora Esposito, la difesa del Cittadella si è fatta sorprendere il lancio in avanti con il pallone che finisce dalle parti di Ballotta. Le due vere punte di questa squadra sono comunque Ghirardello e Sturba, con Sturba che ora va a fare il centrale, Ghirardello che spazia sulla sinistra, intanto scivola Ballotta, però non ci sono danni, con Mazzoleni che di testa va a respingere il pallone, Orfei è attento a metterlo in fallo laterale, si scambiano il numero 10 e il numero 11 del Cittadella, Gianni De Biasi
sta dando indicazione ai suoi uomini in vantaggio dopo 3 minuti con il gol di Paolo Ponzo. Pizzi riceve il pallone, Ponzo anche un palleggio, bravissimo Ponzo, tutte le volte che tocca il pallone viene, c'è un'ovazione per lui, Claudio, e mi sembra che questo sia veramente un grandissimo, attenzione però perché viene bene il Sturba, il cross di esterno destro, Ferrarese al limite, si incunea, Grieco, il pallone in area, ci arriva Maier, ci mette il piede, la palla è per Pizzi che di testa dà Sturba in offside. Che lieto evento, è nata Alice. Colpo di testa del giocatore che ora supporta davvero le tre punte, Modena che non è ancora riuscito a ripartire con i suoi esterni, ma quando lo farà potrà far male, soprattutto quando si innescherà Fabbrini, Claudio. Certamente, 10 minuti 1-0 per il Modena nel primo tempo, c'è da rilevare comunque che al di là di quelli che possono essere i numeri, Cittadella attacca in pratica con 4 giocatori, perché Pizzi è vero che ispira ma si trova molto spesso in posizione avanzatissima, spesso addirittura al fianco della prima o della seconda punta, e quindi diventa estremamente difficile contenere questi attacchi, anche se il Modena poi riesce a trovare a sua volta gli spazi per attaccare come in questo caso e affondare. Sfugge la palla però a Pasino sul tocco di Balestri, la recupera Grieco, un ottimo recupero di Grieco, ancora un fallo, fallo, una trattenuta volontaria di Giacomin questa volta. C'è da dire che i giocatori del Cittadella, come l'arbitro probabilmente squadre, si è dimenticato i cartellini a casa, Claudio, sì, ma per quello che non li sta ancora estendendo. Aspetta ancora un po', il Cittadella come tutte le squadre che giocano in questo modo, chiaramente un po' sbilanciato, anche molto sbilanciato in avanti, deve ricorrere spesso a questi falli tattici, dovrà essere bravo l'arbitro ovviamente a impedire questo gioco ostruzionistico che il Cittadella indubbiamente spesso è costretto a fare. Il pallone di Grieco per Orfei sulla destra, Orfei ha un buon piede, va al traversone, questa volta no, lo sbaglia completamente e manda la palla direttamente sul fondo. Orfei ha segnato il gol del pareggio contro la Sampdoria, oggi gioca al posto dello squalificato Cevoli. Anche Orfei è un giocatore che partendo dalla panchina riesce sempre a dare il suo contributo e questo ovviamente va sottolineato, è la forza di una squadra che riesce con non solo con 11 ma con 16, 18, 20 giocatori o 22 addirittura a essere sempre pronta in qualunque situazione per ovviare alle assenze. Fabbrini intanto ha ricevuto qualche istruzione da De Biasi, istruzione supplementare. Fabbrini unica punta vera e propria, Ungari poi Balestri lontana, sempre in agguato i 3-4 giocatori del reparto offensivo del Cittadella. Milanetto dopo l'intervento di Maier, ancora un fallo di Giacomin, si sta giocando in modo eccessivamente scorretto e ostruzionistico da parte dei giocatori veneti, abbiamo contato già parecchi falli e sono passati soltanto 13 minuti del primo tempo, ma quel che conta è che il Modena è in vantaggio 1-0, mentre rivediamo l'intervento da dietro non cattivo ma certamente duro ostruzionistico da parte del capitano Giacomin. Abbiamo parlato dell'arbitro che è il signor Cannella di Palermo, l'anno scorso 4 direzioni di gara per lui, Lucchese Modena, Spal Modena, Modena Spezia e Modena Como. Quest'anno intanto gran palla di Pasino per Orfei che non riesce a trovare la maniglia del pallone e perde la sfera, ma Fabbrini va a ringhiare sui portatori di palla con Maier che va a respingere. Cannella è un debuttante in Serie B, come detto il 4-0 in Coppa Italia. Ponzo, grande giocata, forse c'era anche il fallo ma tutto regolare, Mazzoleni sbaglia il rilancio, poi Sturba riesce ad impossessarsi del pallone in profondità per Ferrarese, respinge Balestri, Turato sulla fascia destra, l'ex giocatore di Ternana e Reggiana, da Pizzi, Giacomin come detto playmaker della formazione del Cittadella, poi Milanetto affonda il tackle, tutto regolare per il direttore di gara, riparte Sturba, chiama in avanti Mazzoleni, il giocatore che diede la Serie B nello spareggio contro il Brescello, la giocata di Pizzi fermato da Orfei, Esposito va a fermare il rilancio in avanti, dicevamo di Mazzoleni nello spareggio contro il Brescello, segnò proprio all'ultimo minuto il gol che valse la promozione alla formazione di Glerean. Ora
il pallone per Fabbrini, la grande giocata di Fabbrini, ancora un fallo, il fallo sistematico va punito, e questo sarebbe proprio l'esempio esatto di il sesto, settimo fallo di squadra. Non è un fallo particolarmente grave, però dovrebbe scattare secondo le nuove normative il cartellino giallo, e non sta ancora succedendo. Cannella sta arbitrando male. Cannella indubbiamente non si è adeguato a quelle che sono state le direttive di inizio stagione. Purtroppo, va detto, il Cittadella gioca così non perché sia una squadra cattiva, ma perché è proprio il suo modo di giocare che indubbiamente la porta a effettuare questi falli di ostruzione. Fabbrini scatta in posizione di fuorigioco, non sente il fischio dell'arbitro, era in fuorigioco Fabbrini. Vediamo Glerean inquadrato, il collaboratore dell'arbitro, il signor Camerota. Glerean è arrabbiato con i suoi giocatori perché vuole che facciano la linea del fuorigioco più alta, quindi non era un fuorigioco lampante, anche perché Glerean appunto si è lamentato con Simeoni che aveva fatto il passo indietro. Ricordiamo le normative, un giocatore se è in linea con il difensore è in gioco. Cioè, diciamo che forse sembrava leggermente più avanti Fabbrini, sarà perché la sua corsa così potente. Vediamo Balestra ha qualcosa a dire col collaboratore, no, anzi è Pizzi, che poi viene richiamato dal signor Milardi, che è uno dei due collaboratori di linea dell'arbitro Cannella di Palermo. Ballotta, rinvio del portiere, ancora in direzione di Ponzo, fermato dal numero 6 Mazzoleni, poi Sturba, l'appoggio per la giocata sulla sinistra di Pizzi da parte di Ghirardello, la punta che è riuscita dal blocco. Ancora a cercare Ghirardello, lasciato solo dal Modena in area di rigore, poi Ghirardello s'attarda e allontana Grieco. Ghirardello è stato molto bravo a trovare lo spazio, il Modena non è stato altrettanto bravo in questa circostanza a chiudere su di lui, ma comunque il Cittadella non ha cambiato di un millimetro il suo modo di giocare, continua a giocare all'attacco come ha fatto dal primo secondo. Modena cerca di approfittare ovviamente in appoggio, il tiro respinge Maier, è stato ancora Ghirardello. Sempre pericoloso il Cittadella, lo si sapeva e viene ribadito, c'è il fuorigioco che il collaboratore segnala con un pizzico di ritardo, sorride, abbiamo visto inquadrato Pasino, Ponzo, gioco a volte frenetico quello del Cittadella su ritmi elevati. Ponzo cerca Pasino, non lo trova, respinge il numero 20 Esposito, poi un fallo su Milanetto, il lancio, Rabito, va Rabito, il tiro di Rabito alto, tiro di Rabito alto, ma ha fatto bene a concludere dopo 17 minuti di gioco il tiro di Rabito, tiro che finisce alto di poco. Rabito torna nella formazione iniziale dopo qualche domenica in panchina, il tiro alto di Rabito molto pronto, ma è stato bravissimo il Modena a innescare il contrattacco in questa situazione con questo lancio lungo, il lancio di Ponzo che ora cerca lo scambio con Pasino, ma il passaggio di ritorno non può riuscire. Ponzo colto un po' in controtempo, ancora Pasino cerca di recuperare la palla, Giacomin, anticipo di Ungari che travolge Pizzi che rimane a terra, ammonito Ungari per il fallo da dietro. Diciamo che la munizione ci sta tutta, ma il metro purtroppo non è lo stesso. Assolutamente no, perché almeno nell'intervento precedente, questo è un intervento scorretto che va sanzionato, ma anche Pizzi era arrivato con lo stesso ritardo con cui è arrivato Ungari su Balestri e non è scattato il cartellino per Fausto Pizzi. L'arbitro forse non ha ancora la necessaria personalità per, d'altronde sono le prime partite in Serie B, forse quando ha visto che era Pizzi ha detto beh questo è un marpione, non ammoniamoli, invece probabilmente qua l'ammonizione ci sta tutta, non stiamo discutendo su questo fallo, stiamo discutendo sul fallo precedente. Poi il Cittadella, come detto, ha fatto 6-7 falli consecutivi, il fallo di squadra ci stava tutto,
per Simeoni, che aveva fermato in maniera irregolare un attaccante del Modena. E queste sono le nuove direttive, anche se vanno in controtendenza con quelle che sono le direttive della FIFA e dell'UEFA, ma questo non importa. Le direttive, intanto rivediamo l'intervento scorretto di Ungari. Queste sono le direttive: se una squadra fa fallo tattico, 6-7 falli tattici, scatta il cartellino giallo. Cannella questo non lo ha ancora recepito. In attacco il Cittadella, Balestri, Ballotto anticipa tutti, 19 minuti, inquadrato il portierone capitano del Modena, che ha tagliato il traguardo delle 200 presenze. Milanetto vede Rabito, lo serve lungo. Raddoppio di marcatura su di lui, Rabito cerca spazio per il traversone, palla sul fondo, angolo. Primo angolo della partita a favore del Modena, conquistato da Rabito. Mentre sempre fuori Pizzi, il Cittadella è in 10 in questo momento. Inquadrato Gianni De Biasi. Anche Pizzi, il giocatore del Cittadella infortunato. L'angolo, il primo della partita, battuto da Grieco. Dalla destra della porta di Capecchi. L'appoggio a Pasino. Pasino cerca il fondo. Pasino va al traversone molto alto. Ungari di testa. Il pallone gli viene contratto da un difensore. Poi allontana la difesa del Cittadella. Ponzo su Sturba. Non c'era cattiveria in questo intervento. Fallo mentre rientra Pizzi. Vediamo, Ponzo ha cercato di frenare la sua corsa, ma Sturba si è messo davanti a lui. Si rialza Sturba e ci sarà il calcio di punizione per il Cittadella. Inquadrato Sturba, un giocatore di 29 anni, una lunga carriera, è cresciuto nel Verona, poi Carrarese, Siena, Crevalcore, Massese, Fideli, Sandria, Livorno. Un giocatore che segna, una seconda punta, ma segna sempre qualche gol tutti i campionati. Ponzo e Sturba, ancora forse il fallo, ma il lancio di Sturba questa volta è assolutamente innocuo per il Modena. E Ballotto può controllare con calma, con i piedi può riavviare l'azione per Balestri. Grieco, Pasino, Rabito che gioca molto largo sulla sinistra, praticamente gioca dalla sinistra vecchio stampo quasi. Grieco, ancora Rabito che aggancia, però su di lui c'è il difensore. Rabito oltre la linea di fondo, nulla di fatto, la rimessa in gioco del Cittadella col Modena in vantaggio. 1-0. Inquadrata la curva Montagnani con il solito gruppo di tifosi irriducibili, una curva che non ha mai abbandonato il Modena, lo segue anche in trasferta, come si è visto domenica a Genova, malgrado la ubicazione veramente infelice riservata ai tifosi ospiti in quello stadio, che pure avrebbe tanti altri posti molto migliori. Il lancio in avanti per Fabbrini, troppo alto, c'è la spinta del difensore Esposito, che fa un fallo tra l'altro inutile, perché Fabbrini già non era riuscito a arrivare di per sé sul pallone che era troppo alto. Il lancio di Grieco per Orfei. Orfei si propone sulla destra, Ponzo, Milanetto chiede la palla dentro, Pasino, una grande finta di Pasino, però chiude bene Migliori. Mamma, cos'è l'energia? L'energia è quella cosa. In questa azione, anzi Turato ha chiuso e l'ha rimessa in gioco sempre per i gialloblu in zona d'attacco in questo momento. Ponzo. Intanto è pronto un cambio, forse non ce la fa Pizzi. Pizzi quindi dovrà lasciare il campo, dentro Pasino, l'anticipo di Simeoni. Ponzo spinto un po' anche in questo caso, mentre intanto Pizzi sembra proprio destinato a uscire dal campo. Sturba attacca il Cittadella, recupera palla il Modena. Ammonito Ponzo, forse ha chiamato la palla, l'unica interpretazione possibile. Ammonito Ponzo, 23 minuti del primo tempo, Modena in vantaggio 1-0. È pronto Amore, un giocatore forse davvero indecifrabile questa ammonizione, ce la faremo poi spiegare negli spogliatoi. Vediamo Pizzi colpito duro alla caviglia destra, esce Pizzi, entra Amore. Intanto sono due gli ammoniti per il Modena, sottolineiamolo ancora, nessuno per quello che riguarda il Cittadella, che finora non ha badato a tanti complimenti. Il Modena
ha cercato quindi di adeguarsi alla gara, invece è stato subito punito dal direttore di gara. Bravo Rabito a dare al volo per Grieco, si fa vedere Fabbrini, grande giocata di Fabbrini, poi l'1-2 ancora Fabbrini, e questo è calcio di rigore, non è nulla, non è assolutamente nulla. Fabbrini ha tentato di toccare il pallone, abbiamo visto il direttore di gara segnare, indicare con l'indice, rivediamo il tentativo di pallonetto di Fabbrini, no, non viene colpito, sembra non sia stato colpito, Fabbrini è finito a terra sullo slancio, non ci sembra, comunque è un'occasione incredibilmente ghiotta questa. Fabbrini non è riuscito a ribadire in rete il gran pallone di Pasino. Noi avevamo avuto la propensione al calcio di rigore perché abbiamo visto il direttore di gara, intanto la partita si sta inasprendo, Cannella deve cercare di tenerla in pugno perché si sta inasprendo la gara. Dicevamo, abbiamo visto il direttore di gara andare con l'indice puntato, era invece rinvio, insomma, noi pensavamo al calcio di rigore perché abbiamo visto proprio il direttore di gara, decisissimo. Fabbrini tra l'altro non ha nemmeno protestato, altrimenti sarebbe stato ammonito. Fabbrini probabilmente non è riuscito ad avere l'impatto giusto col pallone, un'occasione davvero buonissima. Forse poteva tirare subito, ma ha cercato il pallonetto, gli è venuto troppo lungo. Il pubblico adesso se la prende con l'arbitro, che nel caso dell'azione di Fabbrini è assolutamente innocente, ma diciamo non è innocente certamente perché non ha represso il gioco sistematicamente scorretto del Cittadella, ha ammonito solo due del Modena che ci stavano tutti quanti come cartellini gialli, ma almeno un paio per il Cittadella diciamo dovevano esserci. Grieco, Giacomin, toccato duro da Grieco, ma Grieco stava per intervenire sul pallone. Ghirardello allunga per Ferrarese, il traversone di Ferrarese, la palla deviata in calcio d'angolo, primo corner anche per il Cittadella, che lo torno a dire, per come tutte le squadre che giocano all'olandese puro, cioè il metodo olandese puro, vale dire metà squadra all'attacco, indubbiamente deve poi ricorrere al fallo sistematico per fermare quando viene contrattaccata a sua volta, perché gli spazi sono abbastanza larghi. Ballotta sfiora la palla, la sfiora anche Rabito, palla in angolo, secondo angolo a favore del Cittadella, inquadrato Marco Ballotta, un angolo battuto molto bene da Ghirardello che è un mancino naturale. L'angolo adesso battuto da Sturba, l'appoggio ancora per Sturba che viene anticipato, fallo, e adesso c'è la possibilità del contrattacco. Rabito, bisogna essere molto rapidi, c'è Pasino dall'altra parte, Rabito lo vede, Pasino entra in aria, va il tiro alto, Modena sbaglia questa occasione che poteva essere concretizzata molto meglio, una bella azione di contrattacco, Pasino servito da Rabito, il tiro alto, ma il Modena ha dimostrato che se il Cittadella si sbilancia ancora un pochino forse fa qualche altro gol. Azione di contropiede da manuale, il Modena con tre passaggi è arrivato in area, peccato il pallone sia arrivato sul destro di Pasino, che prima o poi farà gol anche di destro, e questo ne siamo proprio sicuri, lo possiamo dichiarare. La respinta è di Simeoni, il pallone centralmente, le squadre sono cortissime, le vedete in questa inquadratura, in 30 metri ci sono almeno 20 giocatori. Pallone respinto da Orfei, Milanetto, la palla è centralmente per Ghirardello, fermato da Maier. Giacomin dentro con il pallone per il fallo di Maier. E il direttore di gara sta ancora mettendo mano al taccuino. Guardate l'espressione di Grieco. Guardate Grieco, Grieco deve uscire dal campo perché è stato colpito. Stava protestando sicuramente, un colpo proibito quello che ha subito Vito Grieco. Certo che l'abbiamo detto, Cannella sta perdendo la partita, Cannella deve controllare l'incontro. Finora ha, dal punto di vista della fiscalità, arbitrato soltanto contro il Modena. Certo che con le nuove normative forse poteva anche
buttare via subito Ungari. Comunque il Modena è in 10, guardiamo il calcio di punizione, disturba, respinto dal muro, c'è Mazzoleni sul pallone, scambia con Giacomin, Giacomin trova una percussione sulla sinistra, il cross è su Ballotta che va a fermare in presa, c'è ancora Grieco a terra. Dicevamo, nelle nuove abbiamo visto domenica scorsa tante espulsioni, proprio cartellini rossi direttamente. Guardiamo Pasino, ora chiamato a fare il centrocampista. Ponzo, Grieco è a terra, ancora medicato dai sanitari gialloblu. Non si muove comunque nessuno dalla panchina, quindi segno evidente che i dottori dello staff sanitario hanno rassicurato Gianni De Biasi. Lo vediamo, il dottor Sala che sta parlando proprio con Vito Grieco. Ora Amore si è sistemato dietro alla coppia terzetto di attaccanti del Cittadella nello stesso ruolo di Pizzi. La palla per Sturba, Ghirardello tenta il tiro da distanza chilometrica, cerca di sorprendere Ballotta. Un particolare, Ghirardello è compaesano di Zironelli, tutti e due sono nati a Tiene. Trentesimo del primo tempo, 1-0 per il Modena sul Cittadella. Il pallone per Fabrini un po' lungo, il portiere Capecchi di sinistro allontana. Grieco appena rientrato, difende un bel pallone su Ferrarese, il lancio a Rabito che riesce a agganciare anche se è un pallone difficile, si complica un po' la vita, poi appoggia a Milanetto. Fabrini sempre sul filo della difesa, della linea difensiva. Ponzo si accentra, apre intelligentemente a Grieco, c'è Balestri libero, invece viene cercato Pasino, Rabito porta via forse la palla, Pasino che poteva arrivarci da posizione molto più favorevole, il tiro di Rabito, ma Pasino, ripeto, era in posizione più favorevole, probabilmente poteva arrivarci, comunque Rabito non poteva saperlo. La rimessa dal fondo di Capecchi. Ponzo, Fabrini, il pallone è irraggiungibile per lui, ancora indietro a Capecchi da parte di Esposito. Portiere Capecchi esce, così intanto la sua squadra sale ancora, rimane sempre corta, compatta. Un lancio in avanti di Capecchi dunque. Sturba, Sturba fermato da Orfei con buona scelta di tempo. Milanetto, Ponzo, Orfei, adesso è avanti Orfei ma subito contratto da Giacomin. Numero 25, Amore, fermato da Milanetto e Grieco. Fallo su Grieco. Non bisogna reagire assolutamente. Maier, Rabito, in lotta con Turato. Ancora Rabito. Palla in fallo laterale, messa in gioco per il Modena, ma quadrato Rabito, ma l'arbitro deve assolutamente intervenire. Finora ne ha azzeccata soltanto una l'arbitro, quella del calcio di rigore. Lì ha visto bene, poi ha sbagliato tutto. Maier controlla il pallone, Orfei sulla fascia destra, il lancio in avanti con la respinta, c'è Pasino in offside, bravissimo Fabrini, palla dentro di Milanetto, troppa profonda per Rabito, ma indubbiamente questo schieramento tattico sta producendo frutti soprattutto sulla fascia destra, c'è Ponzo che è sempre in superiorità numerica e può affondare e andare a puntare la difesa a tre del Cittadella, con Fabrini che è l'unica punta, l'unico punto di riferimento, ma ha già fatto vedere il Modena di poter innescare il proprio bomber. Il pallone è domesticato da Grieco che poi dopo lo va a rinviare dalle parti di Turato, il difensore esterno cerca la profondità per Sturba, vedete che gli attaccanti svariano su tutta l'attacco. Migliorini scambia con Giacomini, il pallone dentro, arriva Ghirardello. Ghirardello ha il problema di girarsi, ma dà indietro a Giacomini. Il tiro è da dimenticare del numero 4, ma manovra bene il Cittadella fino alla tre quarti. Finora non è stato pericoloso in area, ma la squadra di Glerean dimostra di possedere una buona organizzazione di gioco. Finora non sono ancora scattate le occasioni per l'attacco, ma come detto la formazione patavina dimostra di conoscere molto bene i dettami tecnici. Ancora una manata in faccia, disturba Milanetto, tutto regolare per l'ineffabile direttore di gara
con Amore che sbaglia il lancio in avanti, può ripartire Ponzo. Ponzo, grande giocata, se ne va da Mazzoleni, poi scarica per Pasino dall'altra parte, bravissimo, toccato il pallone da Turato con Migliorini che riesce ad andare a stoppare una difficile palla. Ora deve andare al rilancio a cercare Amore, ma bravissimo Ponzo di nuovo per Milanetto, l'1-2, Pasino, Milanetto, gran palla, forse troppo larga per Pasino, c'è il supporto di Balestri che può lanciarsi nella sua azione preferita, quella del supporto, Balestri, Balestri in area, Balestri non riesce a dare a Fabbrini quando Migliorini l'aveva combinata grossa, aveva lasciato sfilare un pallone che Balestri era stato bravissimo ad inseguire, a tenere in campo. Forse Balestri poteva anche far finta di passarle e poi tirare una secca in porta. Sì, lo spazio non era un granché, però aveva la palla sul destro, un piede con cui calcia molto bene. Milanetto, un gesto quasi di rabbia, scarica la palla addosso all'avversario, guadagna, l'ha rimesso in gioco con le mani. Maier. È una partita indubbiamente divertente, sia perché il Modena sta giocando bene, sta affrontando questo avversario davvero scorbutico, a volte indecifrabile, per come si dispone sul campo, nel modo, finora certamente in modo giusto. Pasino, Pasino, colpo di tacco per Ponzo, salta l'uomo, Ponzo va in area di rigore, il suo traversone dentro, ci mette un piedone ancora il numero 24 Migliorini, che sta salvando molte situazioni. Fallo di Milanetto che ora viene ammonito, no, ammonito Milanetto. Mi pare che l'arbitro stia un pochino esagerando, sta diventando una direzione di gara un po' a senso unico purtroppo. Ha ammonito anche Milanetto, ma l'arbitro non dimostra grande capacità di leggere le situazioni. Se questo fallo poteva essere da ammonizione, indubbiamente tanti altri commessi dai giocatori del Cittadella lo erano altrettanto, e indubbiamente Cannella continua a suscitare dubbi con questa direzione di gara. Ungari, il numero 6 Mazzoleni, retropassaggio di Migliorini al portiere Capecchi, estremo difensore della squadra patavina, che allontana ancora Girardello, poi rinvio di Balestri e Sturba. Guardiamo la palla dentro, respinta da Maier, poi svirgola il pallone Ungari, la palla rimane lì con Grieco che per un attimo la riesce a riconquistare. Il Modena è chiuso dal Cittadella, che deve cercare di agguantare di nuovo il punteggio, ma il Modena deve anche essere bravo a interpretare la partita anche dal punto di vista della direzione arbitrale. Antoine, questo arbitro finora ha sbagliato tutto tranne forse il rigore su Fabbrini. Beh, io direi che quest'arbitro è sicuramente iscritto a qualche club giallo-blu, sta tenendo spudoratamente per il Modena, fischiando falli solo a favore del Modena. In effetti è incredibile. Due notizie dagli altri campi: il Como 0-0 in casa col Cagliari, il Vicenza 0-0 con l'Empoli, però il Vicenza ha sbagliato un calcio di rigore con Swatch. Scatta finalmente il primo cartellino giallo per Esposito, convocato in nazionale da Marini, nazionale di Serie B Under 21. Il rilancio, Antoine ha detto che questo è un tifoso del Modena perché sta arbitrando troppo a favore della squadra di Gianni De Biasi. Sì, tifoso da 20 generazioni. La palla in profondità, Maier ferma tutto, il pallone per Balestri, il rilancio a cercare Grieco che di testa dà un gran pallone a Rabito che si impegna con Turato, il pallone per il numero 80 giallo-blu, lo tiene in campo, Rabito punta ancora Turato, una serie di rimpalli, non lo favoriscono, poi va a commettere fallo Rabito che davvero dimostra grande personalità in questa azione, è andato a sfidare da solo la difesa del Cittadella, Rabito che ritrova un ruolo che aveva già interpretato nella primavera del Milan, con Tassotti aveva giocato in questa posizione. Rabito si sta confermando di essere un grandissimo talento. Intanto guardiamo qualche indicazione con il gioco che non riprende perché il pallone a disposizione di Capecchi non è
quello regolamentare a seconda del portiere del Cittadella, guadagna almeno 10 metri. Le squadre sono in un fazzoletto, tutti i giocatori in almeno 15-20 metri. Maier svetta di testa, poi Milanetto, Mazzoleni nel guazzabuglio di giocatori, ferma Turato, il pallone viene svistato per Mazzoleni, la profondità sulla fascia destra a cercare Sturba, il pallone è respinto da Balestri, riparte il Modena con Grieco, tessitore della manovra giallo-blu, con ancora un gran numero di Rabito, questa volta riesce ad innescare Fabbrini, centralmente c'è Pasino, guardiamo il pallone per Pasino! Rubens! Ragazzi, ci sono i campionati del mondo, l'avevo già detto, per Giovanni Trappattoni non sarà facile rinunciare a Pasino e ai 10 giocatori del Modena, un'altra caramella nel cestino. Azione da manuale del calcio, tre passaggi ancora e contropiede perfetto, un gol meraviglioso di Rubens Pasino, sesto gol stagionale per lui, grandissimo merito a Rabito e a Fabbrini che hanno confezionato davvero una grande azione. Guardate il tocco morbido del numero 10 gialloblu che anticipa Capecchi di giustezza e mette il 2-0, il secondo gol del Modena. Un gol molto bello, un gol nel quale è stato bello il lancio a Fabbrini, ma è stata bellissima anche la difesa del pallone da parte di Fabbrini, il suo traversone e poi il tocco magico di Pasino, un giocatore che dimostra cosa vuol dire avere i piedi per giocare a calcio, e questo lo capiranno tutti quelli che magari giocano senza però avere quei piedi da sogno per chi gioca a calcio, soprattutto il sinistro. Chiaramente il tocco non era facile al volo, così c'era anche il caso di gettare la palla addosso al portiere che è riuscito tempestivamente, oppure di spedirla anche in fallo di fondo. Invece il tocco di Pasino è stato preciso e tempestivo, adesso 2-0. Il Cittadella però ovviamente continuerà a giocare come sempre ha fatto, è una squadra che non cambia assolutamente quale che sia il punteggio, il proprio modo di giocare. Inquadrato Balestri, Modena in vantaggio 2-0, e possiamo garantire che è un risultato molto importante perché ottenuto ancor prima del 40esimo minuto del primo tempo. Adesso si tratta di consolidare ulteriormente il vantaggio contro un Cittadella che, possiamo starne certi, non si arrenderà per niente, quindi bisogna giocare col massimo della concentrazione fino all'ultimo secondo. E infatti eccolo il Cittadella in avanti con Amore, suo tocco è sbagliato, Pasino, Milanetto, dentro per Rabito, è solo Rabito, scarta il portiere e poi segna, e sono 3-0. Meraviglioso signori, meraviglioso, Brasile, Olanda, la grande Germania e il Modena, è inutile negarlo, questa è una squadra dai primi quattro posti in Serie A. Bravissimo Rabito, ha avuto la freddezza per evitare il portiere segnare, poteva appoggiare a Fabbrini che ora viene consolato da Balestri, mentre vediamo Rabito molto bravo nell'evitare Capecchi e per infilare il pallone. Un gol assolutamente meritato dal giovane talento, poi arriverà probabilmente anche il momento di Fabbrini, ancora Rabito molto bravo, il portiere bravissimo anche lui perché stava quasi per arrivarci. 3-0, adesso il punteggio è indubbiamente più rassicurante, e con quel pizzico d'egoismo che caratterizza tutti i grandi attaccanti, Rabito ha tenuto la palla per sé, anche se poteva servirla a Fabbrini, ma è ovvio che Rabito ci teneva moltissimo a segnare dopo avere, come ricordavamo, passato un paio di partite partendo dalla panchina, e quindi il gol per lui era davvero tutta manna. Subito dal punto di vista psicologico Fabbrini, capocannoniere del Modena, sa benissimo che arriverà il suo momento, come è stato il suo momento in tante altre occasioni, come dimostrano appunto gli 8 gol segnati, il traversone da destra del numero 24 Migliorini, la palla in fallo laterale,
43esimo Modena in vantaggio 3-0. Sesta perla stagionale anche per Andrea Roger Rabito, che ha messo in rete, attenzione a Ghirardello, al limite fermato da Milanetto che scatena Fabbrini, l'1-2 ancora con Pasino, la palla per la profondità ma ferma la difesa del Cittadella con il Modena che mantiene il controllo delle operazioni. La palla è sull'esterno con Balestri che torna sui suoi passi, ormai il Modena ci ha abituato a andare al riposo 3-0, seconda volta consecutiva che potrebbe succedere. 44 minuti, 25 secondi di gioco, guardiamo Rabito sulla fascia sinistra, il cross, il tocco di Turato, ma il Modena con un 1-2 micidiale ha probabilmente steso il Cittadella, fallo laterale. Io penso che oltre che un plauso alla squadra bisogna farlo a mister Gianni De Biasi, che finora ha veramente azzeccato tutto in questa partita, in questi 45 minuti ha letto la gara in maniera perfetta, conosceva quasi meglio il Cittadella del Modena, le ha veramente annichiliti. Saranno 60 secondi di recupero, Claudio sei di questo avviso? Sì, perché il Cittadella ha messo in difficoltà, mentre adesso c'è una punizione per il Cittadella ha messo in difficoltà diverse squadre finora, al di là delle tre vittorie ci sono stati anche altri episodi, altre situazioni in cui la squadra di Glerean, col suo modo di giocare così spregiudicato, ha davvero creato problemi dal punto di vista tattico innanzitutto. Invece De Biasi ha studiato questo schieramento con una sola punta, Fabbrini supportata da altri due giocatori, il tiro molto forte ma centrale, parato senza problemi il tiro di Esposito. Siamo ormai alla fine del primo tempo, mentre Ballotta rinvia, mancano pochi secondi alla fine del primo e unico minuto di recupero. Pasino, Orfei, c'è il fuorigioco, punizione già battuta a Milanetto, lancio lungo, fischia cannella di Palermo e la fine del primo tempo. Il Modena va a riposo sul risultato di 3-0, un risultato molto blu, ovviamente alla sinistra il Cittadella in bianco-rosso. Cittadella dunque ha fatto un cambio, ha tolto Migliorini, che per la verità non era andato male, almeno per quello che si poteva valutare nella prestazione di questa squadra, mentre vediamo che si accendono i fari dello stadio, si accendono i fari dello stadio perché c'è una oscurità che cala, comincia a calare sul campo, indubbiamente la luce artificiale consentirà di vedere meglio. Modena che avrà un secondo tempo in cui potrà gestire questa partita, speriamo che lo faccia regalando ancora qualche gol. C'era inquadrato nell'intervallo uno striscione dei tifosi, c'era una frase in dialetto più o meno così, diceva non ne ho mai abbastanza dei gol del Modena, e quindi speriamo che venga accolto questo invito da parte dei giocatori gialloblu. Nella stessa formazione del primo tempo la Cittadella, ripeto, ha cambiato Migliorini con il numero 3 Ottofaro, non sembra però che abbia cambiato il modo di giocare, lo schieramento, mentre Fabbrini cerca di recuperare il pallone, non ci riesce, va però a disturbare Turato che è costretto a giocare palla all'indietro e deve ripartire il Cittadella con i suoi difensori nell'impostazione della palla del gioco, con un pallone lungo Grieco Milanetto. Milanetto molto bravo anche negli assist, come abbiamo visto in occasione del terzo gol sul lancio a Rabito, il lancio in avanti di Orfei e poi respinge il numero 67 Simeoni, lancio in avanti ancora, non è raggiungibile da Pasino il pallone e il Cittadella può riavviare di nuovo l'azione in questo secondo tempo. Indubbiamente la partita già delineata come punteggio dal primo tempo potrebbe avere un cambiamento solo se il Cittadella riuscisse a ridurre lo svantaggio. Modena, vediamo se sarà bravo a gestire la partita nel modo migliore. Glerean ha ridisegnato il suo centrocampo e ha chiamato Toffaro alla marcatura di Paolo Ponzo. Questo può essere una cartina tornasole importante perché Ponzo ha fatto davvero grandi danni. Guardiamo Pasino, la verticalizzazione perfetta per Fabbrini, fermato in maniera regolare per il direttore di gara, che in questa occasione ci sembra abbia visto giusto, anche se aspettiamo a rivedere il replay, perché Fabbrini certo che
Fabbrini quando parte a questa velocità di solito non ha nessuno nei dintorni, forse si è trovato un pochettino spiazzato perché aveva un difensore che veniva dall'altra parte. Guardiamo Rabito con il pallone dato a Ponzo, su cui gioca Ottofaro, esterno di centrocampo oppure esterno della difesa, che da 3 passa a 4, oppure il centrocampo con Mazzolini più centrale insieme a Giacomin. Ecco, forse questa è la soluzione migliore. Comunque Glerean ha tolto un centrocampista per mettere un difensore proprio su quella fascia per fermare l'emorragia che creava Ponzo. Guardiamo proprio Ottofaro con la bella giocata del nuovo entrato. Attenzione, il tiro centrale non fa nemmeno il solletico a Ballotta, ma una bella incursione di Ottofaro sulla fascia sinistra con Gianni De Biasi, che ha cambiato anche lui un po' le carte in campo, ha messo Rabito a destra e Pasino a sinistra, almeno in questi primi momenti di gioco. Modena che non deve pensare di aver già vinto la partita, deve continuare a giocare così come ha fatto con la Regina. Gran pallone centrale per Grieco, che sbaglia tutto, conquista palla il Cittadella, che può ripartire con Sturba sulla fascia destra. Sturba dà a Ferrarese in superiorità numerica il cross. Maier, una garanzia quest'oggi soprattutto nelle palle aeree. Mauro Maier non ha sbagliato una virgola. Riparte il Modena, il fallo di Simeoni che finirà per essere ammonito, è il secondo giocatore a finire sul taccuino del direttore di gara, che non ci ha convinto nella sua direzione nel primo tempo. Intanto ha cambiato qualcosa anche Glerean, come detto, perché c'è Sturba che gioca qui sulla fascia destra con è un po' una partita a scacchi tra i due allenatori che si conoscono molto bene, ma mi sembra che finora le mosse vincenti le abbia fatte proprio Gianni De Biasi. Palla centrale, Simeoni va a respingere, poi Simeoni rilancia, riconquista di nuovo palla Grieco in profondità per Ponzo, che domenica sarà squalificato e lunedì non potrà entrare in campo. Pasino con Balestri sulla fascia di sinistra, Balestri arriva sul fondo, il cross fermato da Giacomin, poi il Cittadella va al rilancio, deve finire in fallo laterale, ma il Modena quando accelera è davvero prorompente. Antoine, mi sembra che la formazione gialloblu abbia iniziato il secondo tempo nella stessa maniera in cui aveva finito il primo, cioè bene. Questo è un canarino da invitare a cena sempre e comunque, perché ragazzi, in tavola vi fa onore. Una cosa, da tifoso seguo anche altre partite, il Vicenza è in vantaggio sull'Empoli per 1-0. Allora guardiamo questa nuova questo nuovo assetto con Sturba che fa il trequartista, Ghirardello è sempre il Ghirardello gioca sulla fascia sinistra e Amore è centrale. Questo per quello che riguarda queste ultime azioni. Comunque Sturba parte più arretrato, dà una mano al centrocampo, fa un po' il ruolo di Pizzi, anche se a questo punto è proprio sulla linea dei centrocampisti. Guardiamo Mazzoleni in profondità per Ghirardello, cerca l'1-2 con Amore al limite dell'area, viene servito, fermato da Orfei, poi Ponzo riparte, fermato da Ottofaro, il giocatore nuovo entrato scarica, ora è il Cittadella che preme per cercare di arrivare pericolosamente dalle parti di Ballotta. C'è Ferrarese sulla fascia destra, il pallone centrale respinto da Orfei, poi il lancio di Grieco che non riesce a dare precisione al suo lancio. Simeoni va a chiamare Capecchi, il risultato rimane sul 3-0 per la formazione gialloblu con le tre reti segnate tutte nei primi 45 minuti di gioco. Claudio. È una partita che somiglia a un laboratorio di tattica calcistica, soprattutto da parte di Glerean, che cambia continuamente, e De Biasi apporta anche lui qualche cambiamento per contrare, anche se indubbiamente la partita a scacchi per ora ha nettamente un vincitore dell'allenatore del Modena, fermo restando che chiaramente anche il valore delle due squadre, almeno dei singoli, è certamente differente. De Biasi comunque ha dato scacco matto, comunque. Sì, ha dato scacco matto in tre mosse. 3-0 indubbiamente è un punteggio che non ammette repliche, ma il Cittadella continua a giocare. Sturba, che interpreta bene per ora questo ruolo di trequartista al posto di Pizzi,
uscito nel primo tempo per un infortunio. Pasino va a cercare di raccogliere il pallone, Fabbrini adesso da solo, gli regala palla Cittadella, è un fallo su di lui, un'entrata scomposta del giocatore che aveva perso il pallone. Non vediamo cosa abbia da lamentarsi il difensore del Cittadella, visto che Mazzoleni, visto che ha perso la palla, tenta Grieco un tiro, c'era Capecchi fuori dai pali, ha cercato il tiro, inquadrato il portiere Capecchi, quinto anno nel Cittadella, è uno, diciamo, di quelli che costituiscono lo zoccolo duro di questa squadra. C'è giocatori che sono con Glerian da parecchi anni e hanno costituito l'ossatura della squadra salita dalla C2 alla Serie B, sono Capecchi, Simeoni, Giacomin e Scarpa, che però siede in panchina quest'oggi. Il lancio in avanti di Orfei, interviene ancora Simeoni, Orfei, il fallo di Ponzo, forse di Orfei, calcio di punizione per il Cittadella. Sturba, ancora Sturba, partita indubbiamente non ha lo stesso ritmo del primo tempo, il Cittadella gioca ma indubbiamente non si danna l'anima visto il punteggio di 0-3. Ancora Maier che risolve la situazione e la rimessa laterale ad opera di Giacomin con Turato, Sturba, Pasino in fase difensiva, Grieco, Pasino, Milanetto subito attaccato dalla palla a Pasino, ma un bel disimpegno difensivo, la palla leggermente lunga, ma Modena esce sempre con la palla al piede e avvia subito azioni, e questo è il Modena che indubbiamente ci vuole in questa situazione. Balestri lascia la palla tra le braccia di Ballotta, nulla di fatto, Modena sempre in vantaggio 3-0. La partita indubbiamente in questo secondo tempo non sarà altrettanto divertente come nel primo, ma d'altronde sul 3-0 non è che ci siano tante altre possibilità per il Cittadella. È pronto Veronese intanto a entrare in campo, Rabito fermato, Ottofaro, Veronese, ci sarà spazio anche per lui in questo secondo tempo. In panchina in Modena facciamo il Toto sostituzione, Claudio, vediamo se ci prendiamo. Secondo te chi esce? Ma io dico Rabito o Fabbrini, ma penso Rabito, anche perché ha già fatto gol, quindi può essere contento. Io del gioco suo Fabbrini, rientro. Gioco Fabbrini. Rabito, no? Ho vinto io. Ah, hai vinto. Entra quindi, entra Veronese al posto di Rabito. Rabito che ha segnato il terzo gol, lascia il spazio a Veronese. Il giusto turnover, De Biasi fa molto bene anche per dare spazio ai giocatori della panchina. Dicevo, in panchina Zanco Pex di turno, oltre a Veronese che è già entrato in campo, Camara, Zironelli, Domizzi, Quaglia e Tarana. Cevoli squalificato, Fantini e Ferrari ancora infortunati e Mauri che anche lui non è proprio al massimo della condizione, esce da un lungo infortunio e quindi è in tribuna insieme a Scoponi, giocatori che certamente verranno buoni nel girone di ritorno, perché ovviamente il campionato di Serie B è lunghissimo e c'è bisogno davvero di tutti, bisogna arrivare a giugno e Modena ha intenzione di arrivarci nelle migliori condizioni e potendo contare su tutti gli effettivi, e sul 3-0 è ovvio che De Biasi faccia giocare anche altri. Ora Veronese farà la punta centrale dell'attacco, subito c'è un gran bel pallone, Veronese che viene rimontato da Simeoni, hanno duettato come nella passata stagione Fabbrini e Veronese. Guardiamo il direttore di gara che va a muso duro su il nuovo entrato, gli detta forse le regole. Ci sarà Fabbrini che farà il Rabito, palla dentro, ancora Simeoni, poi Pasino fermato da Ottofaro. Rimane in piedi nonostante l'intervento scomposto del difensore del Cittadella e c'è il calcio d'angolo per la formazione gialloblu, un'ovazione per Rubens Pasino che quest'oggi ha segnato il sesto gol in questo suo campionato di Serie B. Grieco, il cross, il colpo di testa di Maier, alto, ma comunque ancora da palla inattiva. Tutte le domeniche ci propongono nuovi schemi, nuove soluzioni. Studiano anche a casa, la sera forse De Biasi li fa fare i compiti. All'indirizzo internet www.piper.it c'è un click che significa banca.
La Banca Popolare dell'Emilia-Romagna vi invita a visitare il suo sito all'indirizzo www.bper.it per scoprire le offerte che la banca ha pensato per voi e per la vostra famiglia. Credo che abbiano i loro schemini da ripassarsi prima di addormentarsi, perché indubbiamente la varietà degli schemi è molto importante. Il lancio adesso per Balestri viene chiuso da Turato, l'altro passaggio a Capecchi che rinvia bene. Dicevamo appunto, sulle palle inattive è importante avere una varietà di schemi, sia da calcio d'angolo che da calcio piazzato. È pronto intanto Musso nelle file del Cittadella, Musso il numero 19, un giocatore che dovrebbe entrare, staremo a vedere al posto di chi, un prodotto del vivaio della Fiorentina, 21 anni, il numero 19 Musso gli lascia spazio il numero 7 Ferrarese, che per la verità non si è visto moltissimo in questa partita, ma diciamo che molti dei suoi non si sono visti, anche perché contro il Modena di oggi non è facile mettersi in evidenza positivamente. Giacomin, Mazzoleni, la palla sulla sinistra per Amore, in lotta con Orfei che però non gli lascia spazio. Amore deve passare palla indietro, Ottofaro a seconda della pronuncia che si voglia dare. Ponzo allontana Milanetto, ancora il Cittadella in zona d'attacco, lancio in avanti di Mazzoleni, Balestri pulisce l'area di rigore con un intervento deciso, retropassaggio, Fabbrini arriva in avvantaggio sul numero 6 Mazzoleni, ancora Ghirardello, il tiro di Ghirardello, pericoloso il gol, 3-1. Ghirardello mostra la sua pericolosità su questo gol, 14esimo del secondo tempo. Ghirardello riduce le distanze, Modena 3 Cittadella 1. Ghirardello è un giocatore che, rivediamo, ha trovato lo spazio per il tiro e ha centrato proprio l'angolino alla sinistra di Ballotta, 3-1. In avanti Fabbrini, il Modena cerca subito di replicare, ma il Cittadella ha dimostrato che non aveva senso assolutamente abbassare troppo il ritmo. Tutti i panchinari del Modena si stanno scaldando, 3-1. Antoine, non dobbiamo commettere l'errore di sederci, dobbiamo giocare come fossimo 0-0, anzi come fossimo 1-0 per loro, poi vediamo cosa succede. Calcio di punizione ora per il fallo di Marco Veronese. Ghirardello, capocannoniere del campionato di Serie B, decimo gol stagionale per lui. Ballotta è rimasto sorpreso dal tiro dell'attaccante Granata, che ha trovato il gol. È stato praticamente il primo vero tiro del Cittadella verso la porta del Modena, Claudio. Sicuramente Ballotta sarà molto arrabbiato, ma anche De Biasi sarà un po' arrabbiato, perché indubbiamente l'unico tiro in porta, hanno fatto gol, ma Ghirardello un mancino naturale molto forte, bisogna stare molto attenti. Giacomin, Mazzoleni, adesso non bisogna lasciare troppo spazio, bisogna alzare di nuovo l'attenzione e soprattutto il ritmo. Modena l'aveva abbassato eccessivamente, stava controllando bene la partita, ma ha avuto forse un eccesso di confidenza. Grieco, Milanetto, c'è Ponzo, bella giocata di Milanetto, traversone di Ponzo, allontana il numero 19 Musso. Milanetto, Ponzo dentro per Milanetto, la palla è un po' lunga, non ci arriva, ma riesce a guadagnare il calcio d'angolo, terzo angolo per il Modena per l'intervento di Simeoni su di lui, 3-1 per il Modena. Pasino pronto a calciare l'angolo, vediamo quale schema adotta il Modena in questa circostanza. C'era Ponzo che si era avvicinato, no, ci sarà semplicemente l'appoggio per Ponzo, suo traversone, tenta la rovesciata Veronese, ma il pallone finisce lateralmente a Sturba, poi rinvio di Musso, Ghirardello, Grieco recupera palla ma finisce in fallo laterale, ma il Cittadella è sempre meglio tenerla lontano dalla porta. 17 minuti di gioco, il Cittadella che cerca di riaprire l'incontro con il gol di Ghirardello. Sturba sulla fascia destra
fanno movimento un paio di compagni che non ricevono il pallone. Giacomin domestica la palla ancora, Ghirardello al limite, trova ora la formazione di Gleran, spazio sulla fascia destra, attenzione colpo di testa, il 3-2 riapre clamorosamente la partita il Cittadella, 3-2 ancora Ghirardello a metterla in rete, anche vediamo, rivediamo il gol, anche se ci sembra Mazzoleni aver segnato, guardiamo Sturba, 3-2 riapre clamorosamente la partita il Cittadella. Antoine, l'avevo detto, bisogna stare molto 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 attenti, giochiamo. Mazzoleni per il gol del 3-2, guardiamo Veronese in avanti, scambia con Pasino, fermato, ma Claudio, è una partita da iniziare di nuovo a giocare, guardiamo la profondità, esce Ballotta con Ghirardello che tocca il pallone, poi Ballotta va al rilancio, attenzione non c'è nessuno in porta, Amore non trova il pallone, Sturba centralmente che va a commettere fallo di sfondamento, ma il Modena deve essere ora bravo a tenere il pallone, riniziare a ragionare e non fare salire questo Cittadella che ha trovato due gol, il tiro dalla distanza della domenica di Musso, ma 3-2 riaperta completamente la partita. Il Cittadella ha confermato di essere una squadra estremamente pericolosa, il Modena aveva subito finora pochi gol, il Cittadella è riuscito a segnarne due in pochi minuti, ma anche perché Modena ha eccessivamente abbassato la concentrazione e il ritmo, indubbiamente il 3-0 è facile che possa scaricare, avevamo auspicato che questo non avvenisse, ma indubbiamente non si può sempre stare al massimo, però il calcio e la Serie B in particolare insegnano che bisogna sempre stare al massimo. Grieco, una bella apertura per Ponzo, ci va anche Fabbrini, Ponzo, Ottofaro lo ferma, poi rinvia per Amore, lo scambio di Amore, Maier, Grieco, fallo dell'avversario e non di Grieco, tutte e due hanno alzato la gamba, l'arbitro in questo caso ha punito il fallo di Grieco, 3-2 inquadrato Vito Grieco, aspettiamo di rivedere l'azione, però non viene riproposta. Giacomin, Milanetto, fallo su Milanetto, calcio di punizione per il Modena e il Cittadella ha riaperto in 3 minuti la partita, squadra spregiudicata ma squadra che non molla mai. Maier, prima partita fece un 4-4 con la Salernitana, Ponzo, Milanetto, Fabbrini, adesso molto largo, Ponzo, Milanetto gestisce il possesso di palla in Modena, Maier, Ungari, però il pressing del Cittadella è cresciuto di tono, ovviamente il 3-2 ha galvanizzato gli uomini di Glerean, Ungari, Maier, la pratica sembrava archiviata ma il calcio è questo, è bello anche per questo, Ponzo, il tocco per Fabbrini può andare, il tiro di Fabbrini, la bomba, tiro però sbagliato, tiro fortissimo inquadrato Fabbrini che quest'oggi non ha ancora segnato ma si è avvicinato già un paio di volte clamorosamente al gol, la rimessa in gioco da fondo campo di Capecchi, Fabbrini intuisce, ha sbagliato il portiere, Fabbrini in area di rigore, lo scavalca e segna il quarto gol, l'avevamo appena detto, Fabbrini avrebbe segnato anche oggi. Scusa Claudio, mi togli un bel peso dalle spalle, questa ragazzi è una caramella che vale un cestino intero, è una caramella importantissima. Fabbrini, quarto gol, ristabilite le distanze almeno, rivediamo il delizioso pallonetto di sinistro segnato da Andrea Fabbrini, portiere a sedere, pallone che si adagia morbido in fondo al sacco per il 4-2 a favore del Modena. Adesso stiamo un po' meglio, Giancarlo. Sì, ci siamo un po' risollevati Antoine, tutti quanti, c'era venuto
un pochettino, come lo dicono dalle nostre parti, beh, non si può dire per televisione, cosa era venuto. No, no, a me era venuto un po' un nodo alla gola, però ho grossa fiducia in questi ragazzi, in questo canarino. E l'armadio a muro si è fatto un trasloco tutto da solo. 4-2 il punteggio. Modena che aveva avuto un impasse in 5 minuti, il Cittadella aveva riaperto la partita, partita che non è assolutamente chiusa perché al 22esimo siamo 4-2, abbiamo visto che il Cittadella, ovviamente facciamo gli scongiuri, in 2 minuti, in 3 minuti è riuscito a segnare 2 gol Claudio, quindi non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Certo che Cappecchi l'ha combinata grossa, Fabbrini si conferma anche rapace di area, è partito, quando parte lui in questa maniera nessuno lo può fermare, nemmeno un difensore con grandissime doti di sprinter. Si è presentato da solo davanti al portiere e ha fatto vedere che nel suo repertorio ha anche il colpo sotto. Ora il Modena ritorna indietro da Ballotta che va finalmente a un lungo rilancio con Veronese che commette ancora fallo. Veronese aveva preso posizione, l'arbitro continua a essere il più antipatico in campo, fischia soltanto per in una direzione, guardiamo Sturba, ora Sturba sulla fascia destra sta cercando di mettere in difficoltà Balestri, sbaglia tutto Musso, ci arriva Ungari, riparte l'azione del Modena con la profondità troppo di Pasino che ha arretrato il baricentro della sua azione, dà una mano a centrocampo per una sorta ora di 4-4-2, ma l'abbiamo detto, è una partita a scacchi quella tra i due mister, con Ballotta che va al rilancio di sinistro centralmente, Giacomin conquista palla e la dà a Mazzoleni, l'autore del secondo gol, la profondità, sbagliato il lancio, certo che è stato un bel colpo questo per il Cittadella, aveva cercato la formazione di Glerean di riaprire la partita, c'era riuscita con due gol capitalizzando proprio le uniche due vere occasioni da rete. Guardiamo comunque Ghirardello che ha dimostrato davvero di avere, di vestire i panni del bomber, Ghirardello che ha già segnato come detto 10 gol capocannoniere del campionato di Serie B. La palla è per Ottofaro, viene sbagliato, poi Ottofaro è bravo a fermare l'azione di Ponzo, intanto si prepara Zironelli, palla in profondità, Orfei ferma tutto e vuole rilanciare, ancora Milanetto, l'apertura con il pallone che sfila dalle parti di Ponzo, non lo può raggiungere il laterale giallo-blu, pronto Zironelli, non facciamo il toto sostituzione perché abbiamo già visto il cartello, già l'abbiamo detto da qualche momento, da qualche minuto, Pasino stava facendo il centrocampista puro, De Biasi non vuole lasciare nulla al caso e mette subito dentro un centrocampista di quantità come Zironelli. Che lieto evento è nata. Applauso anche per Rubens Pasino che ha ritrovato il gol, si è messo davvero a disposizione della squadra, ha fatto il centrocampista, ha fatto il rifinitore, ha veramente cantato e portato la croce in ogni momento, sicuramente una buona prestazione quella di Rubens Pasino quest'oggi che ha trovato la sesta segnatura stagionale. 25 minuti del secondo tempo, Modena 4, Cittadella 2, 6 gol finora, ancora in avanti il Cittadella che indubbiamente non si arrende, gira la palla verso Ottofaro grazie a un rimpallo, ma Ponzo la recupera, Grieco, Fabbrini, può partire Fabbrini, il ciclone Fabbrini va, c'è Ponzo dall'altra parte, l'appoggia Veronese, palla che non può essere raggiunta da Veronese, Ponzo si era fatto una gran volata per arrivare sul pallone, ora Grieco va a chiudere da quella parte, Mazzoleni, Ottofaro, Ottofaro contratto da Grieco che è andato a chiudere per Ponzo che era corso in avanti ancora il Cittadella, Sturba, mette dentro la palla pericolosa, ci arriva Maier, ma questo Ghirardello è sbucato all'improvviso, ha guadagnato il terzo angolo per il Cittadella, giocatore insidiosissimo, sembra quasi che non ci sia, poi improvvisamente schizza fuori, suo traversone Ballotta, sicuro,
ha qualcosa da recriminare il giocatore del Cittadella, che è finito a terra, ma non c'era indubbiamente il fallo. Orfei, Orfei in avanti, è solo, chiuso da due, indietro, ha difeso bene la palla Milanetto, Grieco, ancora Milanetto, Milanetto aspetta il piazzamento dei suoi, Zironelli, Grieco, Balestri, ancora Balestri che può gestire il possesso di palla, tutto il Cittadella è arretrato per restare compatto, molto corto come schieramento in verticale. Ungari, Orfei, Modena deve giocare così indubbiamente, anche perché essere tornato sopra di due gol è molto importante. Fabbrini forse un po' stanco, un crampo, avete visto la muscolatura possente di Fabbrini in quel primo piano. Recupera palla Ponzo, Milanetto, ancora Milanetto, Grieco, dentro c'è una deviazione, Ponzo, Milanetto, arriva Zironelli, può andare al tiro di sinistro, colpisce male la palla, era diventato però un passaggio invitante, non è il suo piede il sinistro, però ci ha provato lo stesso. Mazzoleni, indietro Simeoni, pronto Camara, giustamente, perché Fabbrini ha accusato crampi, quindi la stanchezza, si era visto, aveva rinunciato a inseguire quel pallone, cosa assolutamente inusuale per lui, e poi si è visto il motivo. Balestri, Zironelli, fallo ai suoi danni commesso da Musso, uno dei nuovi entrati. Entra in campo il numero 11 Camara, numero 15 Camara, al posto del numero 11 Fabbrini. Fabbrini è un grande, sapeva già di essere sostituito, è andato sotto la gradinata per perdere più tempo nell'uscire dal campo, è mitico. Fabbrini, che fa cenno di non poter correre, salutato dall'applauso della gente, l'assist del gol di Pasino, il gol segnato direttamente. Camara entra in campo e adesso ci divertiremo con uno show di Camara, giocatore molto estroso. Ecco Fabbrini, oltre a questa furbata, diciamo così, che è consentita, no? E si è poi preso tutti gli applausi fino, insomma, dalla gradinata, e ha preso due piccioni con una fava. Esatto, come esatto. È stato davvero, però in certi momenti, quando è l'adrenalina a mille, quando pensi, sei concentrato, avere anche di queste astuzie non è male, eh? Anche perché tutti le fanno. Guardiamo la palla dentro, tenta Zironelli che va altissimo, ma il pallone si impenna, è di Capecchi con il cronometro che davvero procede molto lentamente. Noi vorremmo già essere in fase di commento a questa gara che rimane viva. Certo che Antoine, con il Modena non ci si annoia mai, eh? Questo è sicuro, il Modena è in grado di offrire spettacolo sempre, comunque e ovunque. Guardiamo il pallone in area, cade Ghirardello insieme a Maier. Tra l'altro alla Cittadella è una particolarità, ha avuto 7 rigori contro e 6 a favore. È una delle squadre contro cui vengono fischiati e vengono più attribuiti penalty in assoluto della cadetteria. Rivediamo Ungari, era andato in grande anticipo sul pallone, bravo Veronese. Grieco apre di nuovo per l'ennesima cavalcata di Paolo Ponzo, l'autore del primo gol della formazione gialloblu, che conduce, ricordiamolo, 4-2 sul Cittadella. La palla indietro per Orfei, Grieco sulla fascia destra, si è chiusa la formazione patavina, Camara, un paio di finte, poi Camara cerca di andarsene, Camara che ora fa coppia con Veronese, nuovo di pacca l'attacco del Modena, visto che non c'è neanche Pasino. Ora Camara va a commettere fallo su Ottofaro, calcio di punizione per il Cittadella, ancora Camara, va a premere Simeoni, Capecchi che va questa volta al rilancio, però dà il pallone a
Milanetto con il fallo di Zironelli, calcio di punizione per la formazione ospite. Turato sale, c'ha di fianco Sturba, ma lo serve il numero 11 del Cittadella, cerca la profondità, poi Turato cerca avventure, viene fermato momentaneamente. Simeoni deve andare a cercare Capecchi. Il portiere Patavino va al rilancio. La profondità, il fuorigioco, c'era il fuorigioco, soltanto sbandierato con grande ritardo. Tra l'altro l'azione è partita da almeno 10 metri, ancora trovato Ponzo che scambia con Camara. Vediamo la profondità del francese nativo di Parigi, Camara 1-2, Veronese al limite dell'area, peccato, Veronese non riesce a trovare il pallone, ma Camara era stato bravissimo a servirlo. Fallo ora di Balestri su Sturba, calcio di punizione per il Cittadella. Gara che rimane gradevole anche per merito della formazione patavina sparagnina al punto giusto, anche se in difesa davvero subiscono l'impossibile. Calcio di punizione ora per il fallo di Ungari, siamo sulla tre quarti campo, nessuno va a battere la punizione, ci va ora Ghirardello che potrebbe anche tentare la battuta a rete, il numero 10 in formazione granata. Guardiamo, Ghirardello infatti tira da 30 metri, Ghirardello tira da tutte le posizioni, anche dal calcio d'angolo quasi, però i fatti gli danno ragione, un tiro diciamo della domenica ha dato il 3-1, anche i numeri danno ragione a Ghirardello che negli ultimi anni si è messo a segnare, 11 gol alla Cremonese, 16 al Savoia, 7 l'anno scorso al Cittadella, 10 in questa stagione per il bomber maglia numero 10. C'è Orfei che va a rubar palla ad Amore, Gianni Orfei scambia con Milanetto, è stata veramente una mazzata quella del quarto gol perché il Cittadella ci aveva ripreso a credere, poi dopo la formazione ospite è stata ricacciata indietro dal gol di Fabrini di due lunghezze. La palla è proprio per Orfei al rilancio, Gianni Orfei, Camara, un gran numero di Camara, poi Ponzo ancora per Camara sulla fascia destra, il cross, anzi il tiro quasi, voleva dare a Veronese che aveva preso bene posizione, ma Capecchi capisce tutto e va a respingere. Poi Milanetto complica un po' la vita a Ballotta che deve andare al rinvio di piede, lo fa in maniera perfetta il portiere gialloblu. Zironelli, Camara sulla fascia destra, innescato da Grieco, trova spazio Camara, ora è affrontato da Esposito, va a puntarlo, uno contro uno, Camara, gioco di gambe, scarica per Milanetto il quale ha il problema di trovare un compagno. Ancora Ponzo si propone, Camara centralmente scambia con Milanetto, Modena che sta palleggiando almeno da un paio di minuti e il Cittadella non è ancora riuscito ad impossessarsi del pallone, l'errore poi alla fine di Balestra a concludere questa azione gialloblu. 35esimo, Modena 4, Cittadella 2. Cittadella che non rinuncia ovviamente ad attaccare. Grieco, ancora Grieco per Ponzo, il Modena sembra essere tornato a padroneggiare la partita, salve quei tre minuti in cui il Cittadella era riuscito ad accorciare sensibilmente le distanze, è arrivato a meno uno dai gialloblu. Maier indietro, Ballotta, il lancio del portiere, Veronese in posizione regolare di testa per Camara, Camara affrontato in modo vincente dal difensore del Cittadella, Simeoni, Toffaro, Giacomin, ancora Simeoni. Simeoni, come ricordavo, è la decima stagione consecutiva con la maglia del Cittadella. Sturba, apertura per Toffaro, Mazzoleni, ancora dentro, Ballotta, sbroglia la situazione,
sempre pericoloso però il Cittadella, non consente mai di abbassare la guardia. Ziranelli va sulla sinistra mentre vediamo l'uscita di Ballotta, indietro a Balestri, Milanetto dall'altra parte, si fa vedere Ponzo come al solito, Grieco, Ponzo, va Orfei per la sovrapposizione, Ponzo, Orfei, traversone lungo, Ziranelli dentro, Camara anticipato, Mazzoleni difende bene la palla e guadagna dunque Amore il calcio di punizione a proprio favore. Mazzoleni, l'ex giocatore del Como, Orfei indietro a Ballotta, il rinvio di Ballotta, Veronese, fallo di Camara, dice l'arbitro, quadrato Diomanci Camara, numero 15 del Modena. Avanti ancora il Cittadella, la partita adesso vede sotto la luce ormai dei riflettori, senza la quale indubbiamente sarebbe molto buio. Vede il Cittadella sempre in avanti, ancora Sturba, Modena recupera ancora con Milanetto e poi Balestri per il rinvio atteso da Veronese, recupera palla però Grieco, il lancio al volo per Camara anticipato da il giocatore Simeoni, ben piazzato, Ziranelli dentro per Camara, c'era dall'altra parte Ponzo, non è stato visto. Oh, lo scambio a tutto gas per la formazione giallo-blu, ora il fallo di Ponzo. Quanti chilometri fa secondo te Antoine Ponzo ogni partita? Beh, qua ci sono dei ragazzi che Ponzo, Milanetto l'insostituibile, Grieco, c'è gente che fa chilometri, 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 sono incredibili, sono incredibili. Il calcio di punizione ora conquistato dal Cittadella per il fallo di Orfei, c'è Ottofaro sul pallone, è stato Amore schierato sulla fascia sinistra, ora salgono anche tutti i centrali, ovviamente tutto il Modena a difendere i due gol di vantaggio, anche Esposito, viene il giovane difensore, maglia numero 20, palla centralmente, svetta Milanetto, poi la palla dentro con Sturba che la mette centralmente, Ballotta ci arriva, poi a branca impresa, ma veramente Cannella anche questa volta la combina grossa. Claudio non aveva fischiato nulla, ci lascia veramente interdetta la direzione di gara di questo, guardiamo, rivediamo, Ballotte sul pallone, nettamente fallo, grande come una casa, ma guardiamo Camara, l'azione per Veronese, il tentativo del numero 8 giallo-blu, poi di testa Veronese, ovviamente è ancora fallo, ma per poco non la combina di nuovo grossa il direttore di gara, lo abbiamo già detto e lo sottolineiamo, il più antipatico in campo quest'oggi, ma dalle nostre parti dicono che dei crostini bisogna mangiarne, questo se vuole andare lontano. L'anno scorso venne ed arbitrò Modena-Como e anche in quell'occasione ci lasciò abbastanza perplesso con una direzione di gara tale quale quella odierna, la partita attesissima che finì 0-0. Oggi veramente ha azzeccato soltanto, non so per quale motivo, una decisione, quella del probabile calcio di rigore non concesso a Fabbrini, meno male che non ha ammonito Fabbrini, dopo ha sbagliato veramente tutto. La rimessa laterale con Grieco che conquista il pallone, Modena è stato oggi più forte anche del direttore di gara, certo che una squadra non si può certo dire che è stata una direzione casalinga quella odierna, comunque se non altro troviamo spunti di colloquio perché la partita ormai è agli sgoccioli, 41 minuti e 30 secondi, il cross di Turato e il pallone che finisce in calcio d'angolo, Cittadella che generosamente viene in avanti, Cittadella che ha capitalizzato in maniera incredibile due occasioni da gol, quasi un 100% di realizzazione. Guardiamo Turato, il cross, la respinta è di Grieco sul primo palo, c'è il fallo laterale
per la formazione ospite, 42 minuti di gioco, confermato comunque da questa partita che il Modena ha l'attacco in assoluto più forte della Serie A e della Serie B e il Cittadella invece ha la difesa più debole di A e B e di anche qualche squadra di Serie C. 4-2 dunque, mancano soltanto 2 minuti e mezzo, poco più. Staremo a vedere se l'arbitro deciderà il recupero mentre vediamo l'azione di poc'anzi con la respinta della difesa del Modena. Veronese aspetta la palla, Ponzo la colpisce, Veronese, Ponzo, Grieco, Milanetto allunga per Balestri, c'è Camarà, lungo linea servito, Camarà salta l'uomo, entra in area di rigore e salta un altro, va al tiro, deviato, no deviato non è. Quindi finisce solo sul fondo, piccolo show di Camarà, giocatore che ha cercato la conclusione personale. Lo rivediamo che si fa largo fra 3 difensori, vince poi questo tackle, quando va al tiro viene disturbato e forse c'era anche la deviazione, ma l'arbitro e il collaboratore hanno optato per la rimessa dal fondo. Nei Pulcini aveva un allenatore, Claudio, che quando vedeva calciare in questa maniera dice hai colpito il pallone nell'orecchio. Sì, in effetti la posizione non era proprio ortodossa, d'altronde anche il disturbo dell'avversario contava. Zironelli allontana, Veronese anticipato in modo irregolare, ma forse questa volta il fallo era di Veronese, ma andrà per tutte le altre volte in cui Cannella ha invertito delle punizioni. Ungari, Balestri, Balestri, Camarà, ancora Camarà, Tiranelli, c'è Ponzo sempre pronto a offrirsi come sponda al gioco del portatore di palla, Grieco, Orfei, Orfei finta il traversone, poi l'effettua, non gli viene benissimo di sinistro, Ottofaro, Orfei lo bracca, il rinvio, il rimpallo e guadagna in questa carambola la rimessa laterale quando ormai siamo al 44esimo e 25 secondi. Alza il tabellone in questo istante, para intanto Capecchi, il quarto uomo sta segnando il recupero da fare. Ponzo, vediamo cosa dice il quarto uomo, il signor Saglietti, retropassaggio a Ballotta e rinvio. Ponzo aspetta proprio il 90esimo, Grieco doma un pallone non facile, Ponzo, Milanetto in avanti, ancora Milanetto, 2 minuti di recupero con Milanetto che affonda l'azione e poi va al traversone basso, la respinta della difesa che si chiude bene, Ponzo però può recuperare, siamo già nel primo dei 2 minuti di recupero, da Ponzo a Grieco, dentro la palla per Milanetto, Milanetto la tiene, Ponzo, Zironelli indietro, Grieco, il Modena tiene il possesso di palla, Ponzo, ancora Ponzo indietro, Orfei indietro a Ballotta, ora ancora Sturba, Ballotta, Ungari, Cittadella che non molla fino all'ultimo secondo, rinvio di Ballotta di sinistro, aspetta Balestri, prolunga, Camarà, il fallo ai suoi danni, 46 minuti in questo istante, calcio di punizione per il giallo-blu conquistato da Camarà, 1 minuto alla fine, il Modena conduce 4-2, un'altra prova convincente del Modena. Sono mancati solo quei 3 minuti nei quali i giallo-blu avevano forse un po' troppo abbassato la guardia. Cittadella ha ricordato loro che il calcio e la B in particolare sono questi. Maier, Orfei, Grieco, Ponzo, si fa girare palla, ancora Grieco, Milanetto, aspetta la palla, Camarà la riceve, Camarà ancora, Grieco, Balestri, una bella azione in profondità, Balestri, il traversone, ci arriva il portiere in qualche modo, riesce a bloccare, poteva essere il quinto gol, è solo la parata di Capecchi con
Cittadella che ancora attacca, fischia la fine l'arbitro, è finita. 4-2 per il Modena, una partita sicuramente dominata, peccato per i due gol che